Ciao a tutti, sono Matt e Farmer e oggi nella mia azienda agricola è arrivato l'S100 di casa Delex. Vediamo insieme le caratteristiche di questo mini escavatore e mettiamolo subito in campo a lavorare. L'S100 è un mini escavatore che si caratterizza per una grande stabilità, essere molto compatto e una precisione che ci serve soprattutto in spazi molto ristretti. Caratteristica molto interessante la doppia velocità, quindi una velocità maggiore quando il mezzo è in movimento e dobbiamo spostarci magari da uno scavo all'altro. Sotto il cofano motore Kubota. Vorrei farvi notare come tutti i vari componenti sono stati messi in modo da essere raggiungibili facilmente. Quindi serbatoio del gasolio, veramente facile da rabboccare, e i vari filtri, filtro aria e filtro gasolio. Lo accendiamo insieme e sentiamo come suona. Partenza veramente ottima. Sono una persona abbastanza alta, 2 metri di altezza. Per essere un mini escavatore così compatto, lavoro in modo comodo. Questo è anche agevolato sia dalla comodità del sedile, ma soprattutto perché ogni leva è messa al punto giusto per lavorare in comodità. La fluidità dei movimenti e la precisione è una delle caratteristiche principali. Una chicca in particolare, il primo pistone è stato installato nella parte superiore, non nella parte inferiore del mini escavatore. Questo per agevolare i lavori, ma soprattutto per lavorare in sicurezza, in modo tale che qualunque attrezzo non toccherà mai il pistone. Come in questo caso, non c'è possibilità di toccarlo. Anche la salita è morbida, questo va a migliorare di sicuro il lavoro che andiamo a fare. Uno dei pro dell'S100 è il carro variabile. Questa impostazione ci permette di stringere i cingoli e lavorare anche in spazi veramente stretti. Ora, il lavoro sino a qua è stato fatto in modo preciso. Abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Andiamo a fare ora una tratta che si congiunge all'altro fosso, quindi aumentiamo la portata su tutti e due i fossi. Qua c'è una strada, andremo a mettere un corrugato, in verità ne metteremo 2 di corrugati per andare a scaricare l'acqua in eccesso. Nel nostro lavoro stiamo riscontrando un problema con una radice bella grossa. Approfittando degli attacchi rapidi andiamo a togliere la benna e andiamo a installare il ripper. Ti faccio vedere la facilità dell'operazione. Il ripper, avendo un solo dente, concentra tutta la forza nel suo artiglio e come vedi riusciamo senza nessun problema a andare a liberare il terreno dalle radici grosse. Con la benna avremmo fatto molta fatica, rischiando di non essere così efficaci come in questo caso. Verifichiamo già subito che nel terreno non siano presenti altre radici,
Quindi utilizziamo per crearci una sorta di scasso. Una volta fatto questo, tramite la presa rapida andiamo a reinstallare la nostra benda e continuiamo il lavoro. Con la stessa facilità iniziale andiamo a smontare il nostro ripper. È stata un'azione veloce, quindi non abbiamo perso tanto tempo, magari un attimo di fatica iniziale, ma devo dire che ne valsa la pena. Una volta che abbiamo concluso il lavoro, abbiamo installato un nuovo attrezzo sull'S100 per andare a spostare tutti i sassi che avevamo trovato durante il percorso. Abbiamo approfittato dell'S100 per andare a installare la pinza. È una pinza che potete utilizzare per tantissimi usi. Noi l'abbiamo testata e utilizzata soprattutto per andare a togliere i sassi che abbiamo trovato quando siamo andati a scavare il fosso. Come vedi, essendo articolata, riesce benissimo a prendere qualunque materiale, anche quelli più scivolosi, quali possono essere i sassi. Potete utilizzarla per rami, ramaglie, quando fate le potature. Insomma, è un attrezzo essenziale da tenersi in casa. Come hai visto, la pinza ha lavorato veramente in modo ottimale. Una volta che è riuscito a prendere il sasso, l'ha spostato, l'ha braccato veramente in modo stabile. Ero un pochino preoccupato soprattutto quando si è steso il braccio per una questione appunto di pesi, di bilanciamento. In verità l'S100 anche in questo si è dimostrato veramente bilanciato, facendo un lavoro pulito a regola d'arte. Naturalmente la pinza nel nostro caso l'abbiamo usata solo coi sassi, ma si rivela un attrezzo veramente fondamentale per ramaglie, rami, per andare a fare la legna, per caricare qualunque strumento. L'S100 è veramente ben bilanciato, molto sensibile ai movimenti. Siamo riusciti a fare tutto il nostro lavoro, andare a scavare un fosso in uno spazio molto ristretto. Siamo riusciti ad andare a togliere le radici, quelle grosse che ci creavano problemi, e andare a togliere ogni sasso che abbiamo trovato nel momento della creazione del nostro fosso. L'S100 è un escavatore veramente ottimo, ve lo consiglio. Qua sotto in descrizione naturalmente c'è il link al sito con tutte le caratteristiche tecniche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.